nostro centro di documentazione, che è il fiore d'occhiello della nostra sede. Abbiamo 32 anni di storia come comitato Arcigay di Napoli, dedicato ad Antino, l'amante dell'imperatore Adriano, e decidiamo di dedicare il nostro centro di documentazione a un grande della cultura italiana, un grande della cultura del movimento di liberazione sessuale italiano, ma soprattutto un grande della cultura italiana. Cosa ci sarà all'interno di questo centro di documentazione? Documentazione ha tutto il materiale storico di oltre 40 anni di storia del movimento di liberazione omosessuale italiano e straniero, tutto il materiale contro di prevenzione e contrasto alle malattie a trasmissione sessuale negli anni 80, tutto il materiale, addirittura anche materiale straniero, belga, tedesco, francese, i manifesti e le locandine dei Pride internazionali di Parigi, di Londra, di New York, di Napoli. Per me è stato un amico, un maestro, una persona fondamentale nella mia storia personale. Ma insomma, Paolo Poli è una grande voce del Novecento, non solo, che purtroppo non è qui, non è più qui con noi a raccontarci, a illuminarci con la sua intelligenza e con la sua capacità di trasmettere. E mi sembra molto bello che l'Arcigay di Napoli abbia deciso di intitolare il centro di documentazione proprio a Paolo, e per cui sono qua e felice di essere qua e di testimoniare questo momento importante. È un dovere per tutti quanti noi ricordare e soprattutto far ricordare alle giovani generazioni la memoria, l'arte infinita di Paolo Poli. È stato un punto di riferimento, perché nel suo teatro, nel suo modo di fare, nella sua gentilezza pungente, era in qualche modo un'icona, l'icona di chi riesce a dire quello che va detto, riesce a fare quello che va fatto con serietà, con coerenza, senza prendersi sul serio, ma con grande serietà.